segnalazioni di oggetti volanti non identificati, non solo amatoriali, ma anche provenienti da fonti militari, e persino testimonianze di incontri ravvicinati del terzo tipo. Come ammettono gli stessi servizi segreti inglesi, per ben il 10% delle segnalazioni non esiste alcuna spiegazione scientifica. Tutto ciò è racchiuso negli archivi segreti britannici che il Ministero della Difesa ha, da pochi giorni, deciso di rendere pubblici. Noi siamo andati a Londra a vedere i documenti pubblicati su internet con i nostri occhi e a parlarne con un vecchio amico di Voyager, l'ex funzionario del Dipartimento Ufologico del Ministero della Difesa britannica, Nick Pope. Vorrei salutare Roberto Giacobbo e tutti gli amici di Voyager. Il mio compito negli anni compresi tra il 1991 e il 1994 è stato quello di indagare sui resoconti degli avvistamenti di UFO per verificare se vi fossero prove di fatti che potevano essere di interesse per il Ministero della Difesa. Il governo britannico ha deciso di pubblicare tutto il suo archivio in materia di UFO. In totale si tratta di 160 dossier e alcuni di quei dossier contengono documentazioni lunghe centinaia di pagine. Quindi qui ora si trovano decine di migliaia di pagine. Il materiale contenuto nei dossier è decisamente misto. In gran parte si tratta di materiale banale e vi sono resoconti di avvistamenti dai quali risulta evidente che quelle persone avevano avvistato oggetti molto comuni, per esempio aerei in volo, stelle particolarmente luminose, pianeti, meteoriti. Ma c'è anche del materiale più interessante, per esempio degli avvistamenti realizzati da agenti di polizia e da piloti. Ci sono dei casi nei quali gli UFO hanno causato effetti fisici sull'ambiente. In numerosi casi sono state segnalate anomalie nei funzionamenti delle apparecchiature delle automobili, per esempio le autoradio, e accensioni e spegnimenti improvvisi degli impianti di riscaldamento. E un altro caso interessante nell'ambito del quale due UFO sono stati individuati e seguiti da un radar militare mentre percorrevano 10 miglia nautiche in 12 secondi. Da quando il Ministero della Difesa iniziò ad occuparsi degli avvistamenti degli UFO, all'inizio degli anni 50, il Dipartimento ha ricevuto più di 10.000 segnalazioni di UFO e nel 5% dei casi, dopo le indagini, gli avvistamenti rimangono inspiegabili. Il caso più interessante emerso durante il mio servizio alle dipendenze del governo avvenne nel marzo del 1993, quando un UFO sorvolò numerose aree del Regno Unito e fu avvistato da almeno 100 testimoni, tra i quali anche degli agenti di polizia e del personale militare. Quell'UFO fu anche visto mentre sorvolava direttamente due basi dell'aeronautica militare e fu avvistato da una pattuglia della polizia militare dell'aeronautica all'interno di una di quelle basi. Poi fu avvistato dall'ufficiale meteorologo della seconda base e quando parlai con quell'uomo mi descrisse un grande velivolo di forma triangolare, le cui dimensioni erano comprese tra quelle di un aereo da carico Hercules C-130 e un Boeing 747. Mi disse che il velivolo si trovava un centinaio di metri dal terreno e che inizialmente si muoveva con lentezza, emettendo un ronzio a bassa frequenza. Proiettava sul terreno un piccolo fascio di luce, simile a un laser, e poi l'oggetto è passato dalla velocità bassa a una velocità altissima, raggiungendo subito l'orizzonte, in pochi secondi. Quell'uomo aveva 8 anni di esperienza nell'aeronautica militare, conosceva gli elicotteri militari e i jet più veloci che vedeva quotidianamente e mi disse che quel velivolo era molte volte più veloce dei nostri jet militari e che quelle velocità erano impossibili per i nostri mezzi. Dopo 21 anni al servizio del Ministero della Difesa, 3 dei quali passati a lavorare sul progetto UFO, non posso dire di avere più certezze sul fenomeno degli UFO rispetto a quante ne avessi all'inizio, ma non sono in grado di presentare una spiegazione definitiva del fenomeno e per quanto ne so, la questione resta misteriosa.